Al Palacoscioni di Nocera Inferiore, come promesso qualche tempo fa, il sindaco Torquato è riuscito a portare con l'amministrazione comunale la scherma, un altro sport dopo le tante iniziative di altre discipline portate qui nel Palacoscioni inaugurato l'anno scorso, un altro sport, un'altra disciplina che arriva con atleti importanti del Salernitano, con la possibilità che si possa creare in zona qualcosa di importante per il futuro nell'agro e chissà che non esca fuori proprio dall'agro sarnese nocerino un futuro olimpionico della scherma italiana. Questo è un tassello davvero importante perché abbiamo una dimostrazione schermistica di professionisti della Federazione Nazionale CONI, ovviamente la parte regionale per la Regione Campania. La scherma è uno sport in cui l'Italia eccelle nel mondo, è quella che arricchisce il medagliere olimpico tradizionalmente ed è un modo con il quale noi confermiamo. Abbiamo aperto questo palasport dopo 30 anni, un anno fa, nel dicembre dell'anno scorso, il 20 di dicembre dell'anno scorso. Da allora si è subito arricchito di iniziative, abbiamo ospitato non solo un concerto molto importante che è stato quello di Massimo Ranieri, essendo anche un luogo di spettacolo oltre che di sport, e poi i tornei di basket giovanile, gli under 17, i regionali della Folgore che hanno vinto il campionato regionale di basket under 17, poi le attività ancora sempre di pallacanestro, ancora le attività di calcio a 5, noi abbiamo adeguato con la nostra amministrazione il progetto originario consentendo la presenza anche del campo per il calcio a 5, poi tante altre iniziative. Noi in estate ci siamo incontrati con il sindaco Torquato, che ringrazio veramente di cuore perché è stato così sensibile ad avvicinarsi alla nostra disciplina, ci siamo incontrati perché volevamo promuovere nella città di Nocera la nostra disciplina. Abbiamo concordato un percorso. Mi dispiace perché questo è per il momento olimpico, noi, il sindaco aveva chiesto la presenza di Montagne o quantomeno di qualche schermidore di livello internazionale, però purtroppo oggi sono in competizione per la qualificazione olimpica. Abbiamo mantenuto la promessa, abbiamo portato dei grossi atleti, abbiamo dei campioni italiani qui che tireranno qui sulle pedane. Con te ci soffermiamo un attimino su quelli che sono gli obiettivi della scherma salernitana, tu che insomma nella categoria assoluti stai cercando di crearti uno spazio. Sì, in generale a Salerno siamo riusciti a costruire un gruppo abbastanza competitivo, sia under 20 sia over 20, noi insomma che guidiamo questo gruppo, sia con la gara a squadre in cui partecipiamo ai campionati a uno da 3 anni di fila, sia sul profilo individuale, insomma io personalmente mi sono piazzato bene ai campionati italiani, ho fatto finale, 3° posto, 2 podi, partecipazione a gare di Coppa del Mondo, ma non sono l'unico a dire la verità, ci facciamo valere un po' tutti.